tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato con un video tag, dato che mi hanno taggato e è da tantissimo tempo che non porto questo genere di video sul canale. Ho fatto pure una playlist ma non l'ho più continuata perché non avevo video tag da fare. Recentemente mi hanno taggato e ho deciso di fare questo video tag, che tra l'altro è molto interessante perché parla proprio di video, parla proprio di youtuber, parla proprio di noi, come ci approcciamo prima di registrare, quindi il nostro umore, come, insomma, la nostra persona, come noi siamo fuori da YouTube. Noi ci facciamo vedere sempre belli, sempre allegri, sempre simpatici, ma non è sempre così. Il video tag è stato realizzato da I'm Vale Official, che saluto, e anche un'altra ragazza. E proprio per questo, prima di iniziare il video, voglio fare una premessa. Ci sono tantissimi video tag su YouTube. Ci sono anche molte persone che fanno questi video tag senza taggare le persone in questione, senza dare in merito a chi deve essere dato. Quindi, se dovete fare un video tag per qualsiasi video sia, dategli il merito che si spetta. Allora, dunque, diciamo che io sono una di quelle persone che accende la telecamera e parla. Però se in quella giornata magari mi è successo qualcosa, preferisco non farlo vedere. Preferisco tenermi per me quello che ho senza coinvolgere altre persone. Quindi magari gli utenti che mi guardano il video lo noteranno sicuramente quando io sono un po' triste, giù di morale. E quindi preferisco non mettermi davanti alla telecamera e registrare. Quindi preferisco magari aspettare qualche ora, se mi riprendo poi registro, e addirittura rimandare la registrazione in un altro momento. Accendo la telecamera e dico quello che voglio dire. Non mi faccio problemi su come sono di aspetto. Ad esempio, ora in questo momento ho la barba e sto registrando questo video. Potevo benissimo, prima di fare questo video, andarmela a tagliare. Dato che non guardo molto al mio aspetto quando sono davanti alla telecamera, perché comunque, cioè, se uno deve criticare, critica lo stesso l'aspetto. Io sono uno di quelli che accende la telecamera e parla, e parla, e parla. Non si fa problemi. La cosa che guardo un po' di più è come mi vesto. In questo momento ho la maglietta bianca, perché vabbè, ho voluto mettermi la maglietta bianca, però guardo molto cosa mettermi addosso, nel senso, i colori molto spenti non mi piacciono, quindi ecco, magari sul fatto dell'abbigliamento ci guardo un po' di più e cerco di mettermi sempre roba chiara, non roba scura. In realtà sì, tempo fa che feci la parodia di Rovazzi. In quel caso sì, ho voluto fare quel video perché c'era la canzone che stava facendo veramente tante visualizzazioni. Quindi ho detto, beh, magari se faccio quella canzone, quella parodia, dato che la stanno facendo tutti, la cosa che forse vi potrei dire, mi sento di dire, è che mangio troppo. In realtà, ragazzi, non ho un qualcosa in particolare. Questa è una bella domanda. È una bella domanda perché io in questi anni sono cambiato molto, è cambiata la mia persona, è cambiato il mio modo di dire le cose. Ora come ora preferisco non rispondere. Ci ho pensato parecchie volte che magari quello che sto facendo ora, il mio percorso su YouTube, diventi un lavoro. Il fatto di dedicarci tanto tempo, il fatto dell'editing, il fatto di caricare, mi porta via tanto tempo. Mi piacerebbe che diventasse qualcosa di più che una passione. Sì, alcune volte sì, ho risolto. Altre volte ci sono stati questi scontri.
e non ho potuto risolvere. Non c'è mai stato poi un confronto per chiarire, per trovare una soluzione. In altre occasioni sì, c'è stato modo di chiarire e poi di continuare l'amicizia che c'era prima. Per il mio piccolo c'è stato sì qualcuno che mi scriveva un po' troppo. Cerco di essere sempre il più gentile possibile. Se la persona dall'altra parte è troppo invadente, allora lì ovviamente, cioè, glielo vado proprio a dire apertamente. Dato che è il mio canale, sono contenuti che decido io? No, non lo farei, perché mi farei vedere una persona diversa da quello che sono. Farei vedere un Lorenzo diverso. Cioè, se io faccio vedere qualcosa che non mi piace, la gente lo capisce. Quindi no, non lo farei mai. Taggo tutti quelli che volessero fare questo video tag. Ripeto sempre, citate chi l'ha creato. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che le domande a cui ho risposto siano state soddisfacenti. Se è così, lasciate un pollicione in su, mi raccomando, che è molto importante. Iscrivetevi qua sotto al canale, che stiamo per raggiungere i 1000 iscritti. Soprattutto una cosa molto 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 importante: attivate la campanella, così non vi perdete nessun mio video che uscirà. Ciao!